alcune terapie utilizzate per prevenire le malattie croniche a un certo punto nella storia clinica del paziente possono diventare non più necessarie, non più utili, soprattutto quando il paziente ha un'attesa di vita limitata nelle ultime fasi della sua esistenza. Bisogna deprescrivere quindi il farmaco, questo vale per gli anticoagulanti ma per tutti i farmaci che vengono utilizzati in prevenzione, come per esempio gli antipertensivi, le statine, la cardiaspirina e così via. Ci sono delle barriere che sono delle barriere obiettive. La prima è l'educazione del medico. Il medico è formato a prescrivere, mai a deprescrivere. Così come quella del paziente o dei familiari dei pazienti, che molto spesso vedono la deprescrizione come un arrendersi, un qualche cosa di meno che viene fornito alla persona, al paziente stesso. La seconda barriera importante è l'evidenza. Perché anche su questo abbiamo bisogno di evidenza, abbiamo bisogno di evidenza che ci dimostri che la deprescrizione non comporta effetti negativi per il paziente. Questa evidenza è disponibile per alcuni tipi di molecole, per esempio per le statine, c'è evidenza che la deprescrizione in alcuni contesti, nel paziente con attesa di vita limitata o con una demenza avanzata, non comporta effetti negativi. Ma più evidenza su questo argomento va generata. E il terzo aspetto importante, che è quello che secondo me limita maggiormente la deprescrizione, è la medicina difensiva. Ogni medico, nel momento in cui deprescrive un farmaco, anche se convinto della necessità di deprescrivere, teme, ha paura che questo possa comportare delle conseguenze medico-legali. Quindi anche una miglior definizione delle regole a livello nazionale, di linee guida della deprescrizione, è importante a questo fine per facilitare questo approccio.